11:44. Non so come tagliarmi i capelli. Ma adesso vediamo, vado a tagliare i capelli. Non faccio il colore perché il colore me lo faccio io a casa da sola. E quindi vediamo un po', mi consiglierà lei. Chissà come esco. Ma sapete che mi piace comunque tirati tutti su così? Perché mi scopre il viso. Adesso vediamo poi. Quasi mi faccio la frangia. Ma sì, quasi mi faccio la frangia. Oh ragazzi, sto organizzando una cosa. Sto organizzando una parte perché mi sono stata invitata a un evento che si terrà a maggio. E quindi poi farò tutta la programmazione. Un evento importante, tra l'altro anche importante, perché lo trasmetterò anche per TV. Quindi andremo a vedere questo evento, di cosa si tratta. Terrò dei laboratori, due laboratori artistici. Uno farò vedere come si fanno le rose in tessuto. Oh, l'energia del telefono. Uno come si fanno le rose con un tessuto. Aspetta che qui c'è il limite. Cazzarola! Si può dire cazzarola? C'è il limite dei 50. Sì. E un altro farò vedere della bigiotteria con la plastica riciclabile, che ho già fatto il video qua nel mio link. Sono contenta perché mi hanno invitato in questo posto di montagna e mi piace perché questa manifestazione è dedicata alla donna. E quindi per il telefono rosa, quindi c'è molta beneficenza, molta pubblicità per il telefono donna, telefono rosa. Allora, nel frattempo vado dalla parrucchiera a farmi sto taglio di capelli e ci vediamo dopo. Ciao! Andiamo su. Ciao, ho finito adesso. Come sto? Allora, guarda che taglio. Bello. Mi piace. La mia amica è bravissima. Il taglio è bravissima. E niente, me li ha scagliati tutti dietro. Me li ha scalati qua. Non ha voluto farmi la frangia perché ha detto che non sto bene con la frangia, quindi mi ha fatto il ciuffo. E aveva ragione, perché la frangia ti copre tanto. Vi voglio salutare, vi voglio invitare a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Mettete un like se vi è piaciuto il video e vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, ciao!